Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo primissimo video dove risponderò alle vostre domande. Anzi, dove Goku risponderà alle vostre domande. Partiamo subito con la prima domanda che viene da Doppiaggio e Imitazioni. Goku risponde: ehi, ciao, sei un grande, ho apprezzato tantissimo i tuoi video. L'imitazione di Paolo è impeccabile. L'unica pecca è la dizione, confermo. Per il resto sei fenomenale. Lo so, la dizione purtroppo è un mio grosso problema, soprattutto per la... La zeppola, insomma. Anch'io doppio Goku. Sto trovando un mio modo di interpretarlo. La mia interpretazione è un misto tra torrisi e voce giapponese. Sembrerà assurdo, ma secondo me questo è l'adattamento più adatto che segue l'originale. Comunque la mia domanda è: come hai scoperto di saper emulare la voce di Paolo Torrisi? Grazie per una tua eventuale risposta. Allora, non mi ringraziare perché non ti rispondo. Vabbè, niente, io ho scoperto per puro caso, perché tantissimi miei amici mi dicevano: cavolo, ma tu hai la voce identica a Paolo Torrisi, il mitico Paolo Torrisi. E io dicevo: no, non è vero, sembra, ma non è. E tant'è, però ho voluto provare a farci un doppiaggio sopra e ho visto che effettivamente la voce bene o male ci azzeccava un pochino. Quindi l'ho scoperto così, grazie ai miei amici. Passiamo alle prossime domande. Uganda Nucle mi scrive. Oddio, muoio. Goku risponde: ma doppierai anche in Super Dragon Ball Heroes? Beh, in realtà ho già doppiato 3 puntate e probabilmente più avanti doppieremo anche le altre 5, se non mi sbaglio, che mancano. Però è tutto da vedere, non confermo. Gilgamesh, the King of Heroes. Goku risponde: sei più forte tu o Saitama? Questa è una bella domanda, ma sono sicuro che per via della sua pelata Saitama sia più forte. Passiamo alla prossima. Alessio Mengacci: ma come fai quando devi andare a fare la diarrea? Ma perché proprio la diarrea? Super Saiyan o forma base con Ki divino per farla uscire meglio? Sicuramente io utilizzo la forma base, perché per fortuna Goku non ha ancora problemi di stitichezza. Zabuza Evolution, canale chiuso, mi scrive. La vera domanda è: riuscirai ad entrare in sala doppiaggio e spodestare Moneta? No. Mai, non riuscirò mai. E te lo dico anche perché. Perché? Perché non ho studiato, non sono un vero doppiatore, sono, diciamo, un fan dubbers, di conseguenza dovrei studiare. Devil Luke mi scrive. Goku risponde: ma quanti ragazzi sono venuti dopo averti sentito parlare? Ma venuti dove? A trovarmi? Pochi? Vegetto98 mi scrive. Goku risponde: ti piacerebbe avere il Super Saiyan Blue Evolution? No, io ho già l'Ultra Istinto, che me ne fotte del Blue Evolution. XLTaki99, o come si dice, scusami, non lo pronuncerò mai bene. Goku risponde: rievochi in noi Torrisi con una delle tue migliori onde energetiche? No. Onda energetica! L'ho fatta piano perché c'ho anche il bimbo che dorme, se mi si sveglia la moglie dopo mi pesta. Ma passiamo alla prossima domanda. Mi scrive Christian con una fuck interessante. Goku risponde: Goku, ma Gesù è un dio della distruzione. Passiamo alla prossima domanda. Dragon Ball Rivals mi scrive. Goku risponde: come inizio ti è piaciuto il nostro taser? Che cosa ne pensi di Rivals in generale? È un buon progetto, interessante e soprattutto ne farò parte. Grazie. Blazeman99 mi scrive. Puoi fare con la tua voce la parte dove Goku Ultra Istinto completo si arrabbia con Jiren che poi gli tira un pugno? Sì, però te la pubblicherò poi in un video più avanti, anche perché ora non riesco a doppiare, come puoi vedere sto guardando con una cazzo di fotocamera i commenti. Ignazio Arrigo mi scrive. Goku risponde: sei contento di essere stato l'esempio e l'idolo di molte generazioni? Sì. Da una parte sì, però se state anche a vedere, Goku inizialmente non doveva essere quel personaggio buono che tutti conosciamo, ma doveva essere un grande stronzo. Giovanni Palermo mi scrive. Ciao Francesco, ma farei proprio un video in cui parli e rispondi agli iscritti? No. Gennaro Esposito mi scrive. Ecco, onda energetica! Ma passiamo all'ultima domanda, che questa ve la devo dire proprio guardandovi negli occhi. Mi è stato chiesto: ma Goku è vergine? Ma non lo so. Secondo te com'è nato Gohan? Grazie ragazzi per aver visto questo video di risposte. E sì, non è un video fatto benissimo, anche perché purtroppo ho il computer che non va, la connessione internet staccata, quindi l'ho presa doppiamente in culo perché ho dovuto registrare con il telefonino.
e guardare le domande con una macchina fotografica. Ditemi se cioè, è normale questo, ma va bene così. Ricordatevi sempre, ragazzi, seguitemi, altrimenti Gohan farà una brutta fine per causa vostra.